weekend di sangue, due incidenti mortali hanno segnato il fine settimana. Le vittime sono di Mazara del Vallo e di Partanna. I migranti fermano il calcio, rinviata la partita Favignana Ligny per lo sbarco di 6 tunisini che sono stati ospitati negli spogliatoi dell'impianto sportivo. Mazara ricorda Denise, una stella per la bambina rapita 10 anni fa, l'iniziativa è del comune. Al Via Passita è iniziata ieri a Pantelleria la prima edizione della manifestazione internazionale delle eccellenze enologiche locali, presente anche il ministro dell'agricoltura Maurizio Martina. Un punto importantissimo, mister Boscagli analizza il pareggio maturato a Pescara in occasione della prima partita di campionato di Serie B. Benvenuti a tutti a questa edizione di TG Sud, dopo i titoli ci fermiamo per una brevissima pausa pubblicitaria. Iniziamo con la cronaca, ancora sangue sull'asfalto in questo weekend, ben due gli incidenti che ieri hanno fatto altrettante vittime sulla strada. Due incidenti mortali hanno segnato il fine settimana, due morti, due vite spezzate di colpo, due tragedie che hanno sporcato di sangue la domenica appena trascorsa. A Mazara del Vallo a perdere la vita è stato un giovane di 24 anni, Davide Ingargiola. A bordo di una moto si è scontrato con un'auto mentre percorreva la circonvallazione Falcone Borsellino. Quando è giunta un'ambulanza del 118, per Davide non c'era ormai più niente da fare. La dinamica dello schianto adesso è al vaglio degli agenti della Polizia Municipale. L'altra tragedia è sulla Palermo-Mazara, nei pressi dello svincolo di Terrasini. Un'auto, per cause che sono ancora in corso di accertamento, è andata a sbattere contro il guardrail. Il conducente, Filippo Giacalone, 53 anni, di Partanna, non ha avuto scampo, è morto sul colpo. Ferito invece il passeggero che sedeva accanto alla vittima. Scattato l'allarme, sono intervenuti gli agenti di polizia, chiamati adesso a fare luce sulla dinamica. I migranti fermano il calcio, è accaduto a Favignana dove è stata sospesa la prima partita di Coppa Italia Promozione in programma ieri tra la squadra isolana e Ligny. I 6 extracomunitari sbarcati nella notte a Favignana infatti sono stati ospitati negli spogliatoi dell'impianto sportivo in attesa di essere imbarcati questa mattina su un aliscafo di linea per raggiungere Trapani dove saranno sistemati nel centro di identificazione ed espulsione di Contradamilo. Gli immigrati, tutti sedicenti tunisini di età compresa tra i 20 e i 25 anni, hanno raggiunto l'isola a bordo di un barcone. Raggiunta la costa però sono stati subito bloccati dai carabinieri. Condotti negli spogliatoi sono stati rifocillati e sottoposti ai primi accertamenti sanitari. I giocatori del Ligny si stavano imbarcando quando i dirigenti hanno saputo dell'imprevisto. La partita non si può disputare. Frattanto i carabinieri hanno avviato le indagini per verificare se tra i 6 migranti vi siano i traghettatori. Non è la prima volta che a Favignana si verificano sbarchi. Si tratta tuttavia di episodi sporadici, a differenza invece di quanto accade a Trapani, dove vengono trasportati ormai con frequenza gli extracomunitari soccorsi al largo del Canale di Sicilia, nell'ambito dell'operazione Mare Nostrum. I carabinieri di Petrosino hanno arrestato Lorenzo Puccio e Tommaso Lauricino, entrambi marsalesi rispettivamente di 29 e 28 anni, per il reato di produzione di sostanze stupefacenti. A casa di Puccio i militari dell'arma hanno rinvenuto 15 piante di canapa indiana e 50 grammi di marijuana già essiccata. Nel domicilio di Lauricino gli investigatori hanno sequestrato oltre 21 piante di canapa indiana. E anche a Partanna, nel corso di un posto di controllo, i carabinieri hanno fermato un uomo di 44 anni all'interno di una borsa tracolla, hanno rinvenuto circa 40 grammi di marijuana confezionata in una pellicola di celofan. L'uomo è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Mazara ricorda Denise Pipitone, la piccola scomparsa 10 anni fa di cui ancora non si hanno notizie. La città di Mazara la ricorda con una stella. Una stele in piazza Macello per ricordare Denise Pipitone, la bambina rapita a Mazara del Vallo 10 anni fa, iniziativa del comune. Della piccola non si ha più traccia dal 1 settembre del 2004. Dallo scorso mese di maggio è in corso davanti ai giudici della Corte d'Appello di Palermo il processo a carico di Jessica Pulizzi, sorellastra di Denise, accusata di rapimento ma assolta in primo grado dal Tribunale di Marsala.
La città di Mazara, dice il sindaco Nicola Cristaldi, ricorda Denise perché è nel cuore di ogni mazarese e nonostante siano trascorsi 10 anni dal suo rapimento, la speranza che i suoi cari e tutti i suoi concittadini possano riabbracciarla non è mai venuta meno. Non abbiamo perso, conclude il primo cittadino, tanto meno abbandonato, la speranza di un ritorno della nostra piccola concittadina alla vita di ogni giorno, tra le vie della sua città e tra la sua gente. E adesso leggiamo una nota della diocesi di Trapani. In questi giorni i sedicenti volontari della parrocchia San Michele Arcangelo di Erice Casasanta si sono presentati presso attività commerciali del Trapanese per raccogliere offerte per la processione del santo che si celebra il 29 settembre. Il parroco Don Franco Vivona ha diffuso una nota in cui afferma di non avere autorizzato nessuno a raccogliere offerte e in cui mette in guardia i fedeli da simili richieste. Tempi duri a Favignana per i pescatori di frodo. Con 2 blitz le forze dell'ordine hanno bloccato 10 sub che avevano fatto incetta di ricci di mare. La motovedetta del servizio navale della Polizia Penitenziaria in attività di controllo per conto dell'area marina protetta, con il supporto del gommone dell'ufficio locale marittimo della Capitaneria di Porto di Marettimo, ha intercettato 3 ricciaioli a bordo di una unità da diporto sulla costa sud-occidentale di Marettimo, nella zona B della riserva marina. Ai 3 è stato elevato un verbale amministrativo ed è stata sequestrata l'attrezzatura subacquea. Il giorno successivo i carabinieri della motovedetta CC-237 di Favignana, in servizio di pattugliamento marittimo, hanno intercettato presso lo specchio acqua antistante Punta Mugnone, sul versante nord occidentale di Marettimo, nella zona C dell'area marina protetta, una lancia grigia con a bordo 7 ricciaioli, tutti intenti in attività di pesca di frodo. È intervenuto anche il gommone della Capitaneria di Marettimo. I militari hanno rinvenuto a bordo 4.000 esemplari di ricci di mare, sequestrati e rigettati in mare. I bracconieri, tutti di Palermo, sono stati identificati e si sono visti comminare una sanzione amministrativa di 4.000 euro. L'azione delle forze dell'ordine giunge a seguito di ripetute segnalazioni da parte dell'ente gestore della riserva nella presenza, per tutto il mese di agosto, a Marettimo, di numerose unità di pescatori di frodo e di ricci. Una vera e propria task force di bracconieri che quest'anno ha scelto come luogo di razzia la costa occidentale di Marettimo. E riprendiamo con la politica e nel prossimo servizio parliamo dell'ammonimento lanciato dalla senatrice Pamela Orru sul patto federativo sottoscritto la settimana scorsa tra il PD e il PSI. Sul patto federativo sottoscritto la settimana scorsa tra i rappresentanti provinciali di PD e PSI è intervenuta questa mattina l'onorevole Pamela Orru, che da massimo riferimento politico del territorio ha voluto fare sentire la propria voce. Nell'esprimere la sua condivisione sull'atto, in linea con quella tracciata in campo nazionale dal partito, la senatrice, ben consapevole di quelle che sono le dinamiche che il PSI e PD esprimono sul territorio, non ha voluto mancare di lanciare un suo ammonimento, che qualunque iniziativa destinata a produrre effetti politicamente rilevanti non si esaurisca nelle segrete stanze delle segreterie, ma estende il suo esame e la sua valutazione ad un sano e costruttivo confronto democratico negli organismi preposti, in modo da consolidare una sempre maggiore unità di intenti all'interno del nostro partito. Il riferimento, neppure tanto velato, della senatrice Orru è da intendersi rivolto alla vicenda che allo stato attuale vede contrapposti inesorabilmente il PSI nella persona del suo deputato regionale Nino Oddo ed il sindaco di Erice Giacomo Tranchida, espressione certa del PD. Non altrimenti potrebbe intendersi il richiamo alla unità di intenti che il PD deve esprimere anche nel rispetto delle diverse anime culturali e di pensiero che lo compongono. Insomma, con il PSI certamente, ma non senza Tranchida. Un messaggio chiaro ed autorevole che chi di competenza non può non tenere in considerazione. Sentiamo in proposito quanto dichiarato dal segretario provinciale Marco Campagna. È una linea politica nazionale, regionale e quindi anche in provincia di Trapani, così come in altre province, si sta avviando questo percorso che ci vedrà insieme a lavorare nelle varie realtà comunali e quindi anche a livello provinciale. Stiamo iniziando a costruire quello che può essere un'alternativa forte in questa provincia di Trapani. Del resto facciamo parte della stessa famiglia del socialismo europeo e credo che i nostri valori e le nostre idee ci impongono di costruire una nuova provincia nelle varie realtà. Segretario, è inutile nascondersi dietro un dito.
In questo contesto c'è da valutare la posizione del sindaco di Erice, la questione investe una parte di territorio importante. Sì, messo in una parte del territorio, è chiaro che è realtà dove si è già votato e c'è una presa di coscienza anteriore rispetto a questo percorso, verranno rispettate, dopodiché dobbiamo costruire il futuro, non guardare sempre al passato, perché soltanto costruendo un futuro che possiamo tracciare una nuova storia anche per questa provincia. E restando sempre a Trapani, si fa sempre più evidente la spaccatura all'interno dei gruppi consiliari. Vediamo quali sono stati gli ultimi evidenti motivi. Una spaccatura ha sancito l'esito della riunione della conferenza dei capigruppo al Consiglio Comunale di Trapani. A produrre la divisione e l'individuazione degli argomenti che avrebbero dovuto caratterizzare la riunione del consesso civico cittadino che si terrà domani. Argomenti tutti propedeutici alla formazione del bilancio che il Consiglio sarà chiamato ad approvare e di cui bisognava individuare le priorità, posto che tutti in una volta non era possibile trattare. Non era argomento da poco, visto che la trattazione e l'approvazione di un atto potrebbe condizionare il successivo. In questo contesto, il nuovo centrodestra e il Partito Democratico, forse non a caso uniti in questa battaglia, hanno proposto che domani il Consiglio venisse chiamato ad approvare un atto deliberativo volto alla riduzione dei compensi dell'Assemblea Comunale. Una proposta che ha visto nettamente contrari Forza Italia, Uniti per il Futuro dell'Onorevole Fazio, Socialisti, Articolo 4 e Gruppo Misto, che in ragione dei numeri hanno fatto prevalere il loro indirizzo, che invece privilegiava la trattazione dei regolamenti Tasi ed Iucco. A nulla sono servite le ragioni portate avanti da PD e NCD, che ritenevano che la quantificazione delle nuove imposte, quali Tasi e Iucco, avrebbe potuto essere agevolata dalla conoscenza delle disponibilità finanziarie che sarebbero potute derivare all'amministrazione dalla riduzione dei compensi dei consiglieri. Un braccio di ferro, per un certo verso incomprensibile, che potrebbe finire con il vincolare negativamente il processo formativo del bilancio a danno della collettività, a meno che non serva a condizionare irreversibilmente la giunta Damiano, determinando però la classica vittoria di Pirro. Cambiamo l'argomento, si è aperta con la presenza del ministro delle risorse agricole Maurizio Martina e dell'assessore regionale Areale la prima edizione a Pantelleria di Passitali, la rassegna del vino passito in Italia. Tra i vigneti e il mare dell'isola di Pantelleria è stata inaugurata ieri e si concluderà mercoledì 3 settembre la prima edizione di Passitali, kermesse interamente dedicata alla celebrazione dei vini passiti naturali del Mediterraneo. L'iniziativa è promossa dall'Assessorato regionale dell'Agricoltura, dal Comune di Pantelleria, dall'Istituto regionale Vini e Oli di Sicilia e dal GAL delle Isole Minori. Incantevole la location scelta per l'esposizione, il Castello Barbagane. Nel corso della presentazione alla stampa dell'evento sono state evidenziate le azioni che il Ministero, in collaborazione con la Regione Siciliana e l'Assessorato regionale, l'Agricoltura ed il Comune di Pantelleria, intraprenderà per tutelare la viticoltura eroica delle piccole isole. Capisco perché agricoltura eroica, ecco. E, capisco che qui c'è un pezzo di futuro dell'esperienza agricola italiana, con ovviamente delle difficoltà, dei problemi che non dobbiamo sottacere, anzi siamo qui anche per provare a capire come poter dare una mano, ma qui c'è un patrimonio straordinario. Passitali è una manifestazione internazionale dedicata ai sapori, alla natura, al turismo e alla cultura di una delle isole più belle e particolari del Mediterraneo, Pantelleria, patria del Moscato Passino Adunale, Alessandria. La manifestazione, oltre a dare la possibilità di degustare le produzioni più prestigiose di oltre 40 produttori di vini passiti del Mediterraneo, consentirà di scoprire l'isola attraverso Pantelleria Experience. Tre differenti percorsi legati a tre diverse specificità di questo territorio, enogastronomico, naturalistico, paesaggistico e storico-culturale. Ascoltiamo il sindaco di Pantelleria. Produrre a Pantelleria è difficile, le condizioni di un produttore di Pantelleria sono molto diverse da un produttore italiano e da questo punto di vista io credo che anche i numeri in termini di reddito sono molto diversi. In un momento in cui la globalizzazione ormai ci avvolge tutti,
credere nei territori local e di eccellenza, i terroir famosi, lo sviluppo del vino e dei territori, dell'agroturismo, dell'enoturismo, della capacità anche di produrre tutti i giorni eccellenze in qualità, in servizi. Tanti piccoli produttori che hanno iniziato a investire in una produzione, diciamo, a chilometro zero, a completare la filiera produttiva. Quindi non più solo contadini, ma contadini produttori, contadini che alla fine completano la filiera producendo passito. E ora parliamo di un'altra importante iniziativa, quella che si terrà mercoledì a Favignana nell'ex stabilimento Florio della Tonnara, la prima conferenza nazionale sul turismo costiero e marittimo organizzata da Federturismo Confindustria. Ascoltiamo il sindaco Peppe Pagotto. La scelta di organizzare a Favignana la prima conferenza nazionale sul turismo nautico è stata una scelta con cui noi siamo particolarmente contenti, che Confindustria Turismo Nazionale abbia pensato all'EGADI per organizzare questo momento di confronto e di incontro. Penso che sia, insomma, un segnale importante per tutto il territorio. Noi riteniamo che per fare turismo a un certo livello si debba fare rete, si debba fare squadra. Il territorio della Sicilia occidentale, che comprende anche e soprattutto le isole Egadi, possa svolgere questo ruolo di leadership e di punto di riferimento per tutti. Anche i dati di quest'anno ci danno ragione. Oggi pomeriggio dalle 17 al Camping Village Albaira di San Vito Lo Capo, un incontro dal tema la gestione dei rifiuti da problema ad opportunità del territorio, a cui sono invitati a partecipare tutti i sindaci del territorio trapanese. L'incontro sarà introdotto e coordinato dal sindaco di San Vito Matteo Rizzo. Palazzo Burgio Spanò a Marsala, ospitale opere di Re Federico. Fino al 27 settembre sarà possibile ammirare la mostra di 50 anni di opere di Re Federico, uno dei più famosi e completi artisti europei contemporanei. Vediamo. L'ecletticità della sua esperienza di vita è rappresentata nelle sue opere, che sfoggiano i colori vivaci della sua terra, la Sicilia, combinati alle diverse tecniche artistiche. Una vita dedicata alla tutela dell'ambiente. Mariano Cudia si firma Re Federico con il suo secondo nome. È pittore, scultore, fotografo, ceramista e giornalista e oggi espone le sue creazioni all'interno delle stanze di Palazzo Burgio a Marsala. Fra le numerose opere in mostra anche la Montagna in Armonia, composta da ben 36 tele, realizzata nel 72 in occasione della Festa della Montagna di Torino. In questa mostra è possibile ammirare le opere di grafica con i campi di Re Federico, la rappresentazione dei celebri personaggi della fumettistica e la tradizione con i quadri dedicati ai pupi siciliani e dipinti dell'Ottocento raffiguranti le scene dei carretti siciliani, molti dei quali recuperati con un attento lavoro di ricerca e restauro grazie ai programmi informatici. Un omaggio, insomma, che l'artista ha voluto rendere alla sua città. E si terrà questa sera a Valderice una manifestazione per ricordare l'attore Michele Morfino. L'appuntamento è alle 21 al Teatro Nino Croce, l'iniziativa del Comune e della compagnia teatrale Amici di Nino Martoglio. Un amichevole triangolare a 11 con tre squadre in campo per ricordare Roscafura ad un mese dalla sua scomparsa. Sono stati gli amici e i familiari del giovane di 19 anni deceduto per un malore improvviso a ritrovarsi tutti insieme per condividere un momento e ricordare anche gli altri tre improvvisi decessi avvenuti l'estate che si è appena conclusa a Marsala. E adesso ci fermiamo ancora per un'altra pausa pubblicitaria, subito dopo le notizie sportive. Il cammino del Trapani Calcio in Serie B inizia con un pareggio a reti inviolate a Pescara. Vediamo il servizio. Un Trapani meno bello del solito strappa un punto all'Adriatico di Pescara, dove lo 0-0 testimonia una partita priva di emozioni e anzi noiosa e a tratti soporifera, confermandosi come una sorta di bestia nera degli abruzzesi. I granata hanno sofferto per lunghi tratti gli attacchi degli avversari per poi venir fuori a sprazzi, improvvisando però buone giocate. Migliore in campo senza dubbio Terrizzi, vero e proprio baluardo della difesa, buone prestazioni per il portiere Marcone e per l'esterno Barillà. Tra le occasioni più significative vale la pena segnalare una doppia chance per i padroni di casa con Maniero, un colpo di testa di Abate cui fanno seguito due ottime parate di Marcone, prima su Bjarnason e poi su Melchiorri. Insomma, un pareggio che premia forse più il Trapani e che soddisfa mister Roberto Boscaglia. Abbiamo anche cambiato tipo di lavoro, e visto che l'anno scorso comunque siamo arrivati un po' stanchi, e poi tutto questo
deriva anche dal fatto che abbiamo incontrato una grande squadra ed è il Pescara che ci ha messo in difficoltà. Noi abbiamo arginato anche bene, secondo me, perché oggi il Pescara, visto anche che ha qualche partita ufficiale in più sulle gambe, ha sicuramente fatto molto meglio nel primo tempo e ci ha messo in difficoltà con grande movimento dei tre centrocampisti, con inserimenti dove noi abbiamo avuto difficoltà ad arginare visto che avevamo l'inferiorità numerica a metà campo. Secondo tempo molto più equilibrio, soprattutto la prima mezz'ora quando ci siamo messi anche noi a tre a metà campo, e poi abbiamo perso due o tre palloni a centrocampo e gli abbiamo dato di nuovo coraggio. La partita si poteva pareggiare, si poteva perdere, si poteva anche vincere qualora avessimo innescato qualche volta Mancoso, e non c'è stato possibile, ripeto, ma anche per la bravura del Lanciano, quindi noi e del Pescara. Noi ci portiamo a casa questo punto, siamo felicissimi, perché sappiamo che è un punto importantissimo contro una grandissima squadra fuori casa. Questi i risultati della prima giornata del campionato di Serie B. Perugia-Bologna 2-1, giocata in anticipo venerdì, Avellino-Provercelli 1-0, Catania-Virtus Lanciano 3-3, Crotone-Ternana 0-2, Frosinone-Brescia 1-0, Livorno-Carpi 1-1, Pescara-Trapani 0-0, Varese-Spezia 2-1, Virtus-Entella-Bari 0-2, Vicenza-Latina rinviata a mercoledì 10 settembre e Modena-Cittadella si giocherà stasera alle 20:30. E naturalmente per quanto riguarda la classifica vanno a 3 punti le squadre che hanno vinto, a punto quelle che hanno pareggiato, fra cui il Trapani, restano a 0 quello che hanno perso. 2 punti per il Varese invece, che partiva con la penalizzazione di 1. E oggi è l'ultimo giorno di calciomercato, il termine ultimo per poter ingaggiare nuovi giocatori è fissato per le 23. Sempre in piedi l'ipotesi Bellomo, centrocampista del Chievo, mentre in uscita non è ancora del tutto esclusa la possibile cessione di Enes Nadarevic. E passiamo ora al basket, è iniziata oggi la terza settimana di preparazione della pallacanestro Trapani, la prima per gran parte del settore giovanile, una settimana in cui sono in programma 2 amichevoli, entrambe al Paloriga, la prima mercoledì alle 18 contro Agrigento, la seconda domenica alle 17:30 contro Barcellona. La squadra è carica, ma andiamo ad ascoltare le parole di Andrea Renzi. Andrea Renzi, seconda stagione in Granata, replicare quella della scorsa, insomma l'esperienza della scorsa stagione con tutti i risultati positivi che tu, in quanto Andrea Renzi, ma come squadra si sono ottenuti, è l'obiettivo, no? Ma sì, no, io credo che comunque bisogna pensare a fare meglio. Credo che l'anno scorso sia stata per tutti una buona stagione, però insomma, fare meglio è la prima cosa. Ma insomma, io credo che siamo un gruppo abbastanza equilibrato, ci sono ragazzi giovani e persone d'esperienza. Avendo questo mix possiamo creare qualcosa di importante, siamo tutte persone abbastanza disponibili al sacrificio e soprattutto al lavoro, che è una parola di cui si è parlato molto in questi giorni, sia il coach che il presidente ci hanno ricordato a più riprese, per cui io credo che ci siano i presupposti per fare una buona stagione. L'anno scorso ci hanno fatto vedere grandi cose i nostri tifosi, ci hanno fatto sentire, percepire un sacco di emozioni. È stata veramente una bellissima esperienza vedere di che tifo si parla quando si viene a Trapani. Ovvio che noi ci aspettiamo di rivivere determinate emozioni e aspettiamo un Paloriga sempre più caldo. E passiamo ora agli appuntamenti in onda su Telesud. Dopo la pausa estiva riprendono le nuove puntate delle nostre trasmissioni. Oggi alle 20:30 e poi replica a 12:15 torna Sport Sud Estate con Fabio Tartamella e Stefania Arrenda. Nel corso della prima trasmissione, appunto dopo la pausa estiva, ci sarà anche l'intervento di un nostro caro amico, nonché collaboratore opinionista, il giornalista Italo Cucci. E poi alle 23 invece la nuova puntata di Seconda Repubblica, Rocco Giacomazzi intervista la senatrice del PD Pamela Orrù. Con questo è tutto, vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro un buon proseguimento.